Darei il benvenuto a tutti, in particolare insomma, a tutti i corsisti di questo corso didattica LIM con la 3 e prima di esporre quello che andiamo a vedere dopo giù nell'altra sala vorrei ringraziare Lisa Boniello che ci ha sostenuto nella preparazione dell'ambiente in Second Life, Gioacchino perché ci ha sostenuti su Moodle, Paolo perché ci ospita qui, Paolo Benzini, e poi non, per ultimo, ma chiaramente non perché siamo meno importanti, il nostro Ricky, Riccardo Rivarola, che ci sta facendo le riprese, cosa che prende tanto impegno e tanto tempo, e per questo io lo ringrazio personalmente. E poi ringraziamo il nostro presidente, anche se non dovrei perché è quello che ci propone, ci dà il lavoro e ci fa lavorare di più, però lo saluto con affetto. Quello che andremo a vedere sarà il corso sulla LIM, che è uno strumento multimediale che è già da parecchio tempo sulle scene, però ecco, in questi ultimi tempi il Ministero ha deciso di distribuirle e credo che molti docenti abbiano sentito necessità di prendere questa occasione a volo per cominciare non tanto a conoscere la LIM, che di per sé è un touchscreen, no? Ormai sappiamo tutti cos'è, è una lavagna interattiva multimediale, ma per il fatto che offre delle opportunità in più per interagire con i nostri ragazzi che sembrano un po' stanchi, un po' annoiati. La comunicazione sembra tra docente e i ragazzi e gli studenti sembra cominciare, in alcuni casi io ho visto venire veramente meno. Ecco, questa la cogliamo quindi come un'opportunità di questo strumento che fa parte delle nuove tecnologie per poter portare avanti un nuovo discorso di innovazione dell'ambiente di apprendimento. Quindi per innovare l'ambiente di apprendimento la cosa più semplice per parlare e comunicare con questi ragazzi è applicare delle tecnologie nuove che sono entrate a far parte del nostro lavoro, quindi della didattica. Per cui quello che andremo a vedere inizierà sicuramente con la descrizione di alcuni strumenti fondamentali per l'uso della LIM, ma poi verterà subito su tipologie, su una delle LIM e tecnologie didattiche dell'apprendimento, la didattica con la LIM. Questo è stato fatto con dei moduli che noi abbiamo, con i quali abbiamo organizzato il corso, finirà alla fine con la realizzazione proprio di un learning object fatto con il software della LIM. Detto questo, penso che quando andremo sotto vedremo in maniera un po' più particolare che cosa abbiamo preparato e come intendiamo svolgerlo questo corso, in modo che tutti i corsisti sanno più o meno quali saranno gli obiettivi e come sono stati spalmati questi 5 moduli nelle lezioni che vanno da oggi fino alla fine del corso, 8 di marzo. Io per adesso penso che sia sufficiente e passo la parola al collega tutor Guido. Grazie Rodolfo, volevo porre innanzitutto un caro saluto anch'io a tutti i colleghi, a tutti i corsisti, agli organizzatori e ricordiamo anche Paolo Benzini che ci offre queste land, oltre a chi già hai ricordato tu, al presidente Valerio Pedrelli, a Lisa che ci ha aiutato, a Riccardo che fa le riprese, a tutti i corsisti, a tutti i tutor che ci seguiranno in questa avventura. Questa sera dovremmo trattare il primo modulo del corso, che è stato suddiviso in 5 moduli e riguarda praticamente le tecnologie didattiche, un po' una panoramica su quello che sta succedendo nel mondo della scuola relativamente all'innovazione tecnologica. Sappiamo tutti come è partita l'innovazione 15 anni fa, anche forse 20 anni fa, con un massiccio investimento sui laboratori di informatica che giustamente, come qualcuno anche del Dipartimento dell'Innovazione Tecnologica ha detto, hanno finito per predicare se stessi, in pratica non si sono immersi nella didattica quotidiana. Che cosa è successo? Io ricordo che ai fini degli anni 90-2000 si pensò di rinnovare la scuola
facendo corsi ai docenti. Se ve lo ricordate, fortuna è durato poco. Le 100 ore obbligatorie di aggiornamento per i docenti, che anche quelle praticamente sono finite nella rincorsa di corsi fantasma che servivano solo a raggiungere le 100 ore. Va bene, questo discorso lo sappiamo forse un po' tutti. Poi le prime azioni proposte in Italia sono state quelle dei progetti di G-Scuola nel 2006-2007, poi il progetto era biennale, che ha interessato le scuole secondarie di secondo grado all'inizio. Poi si è sviluppato, il progetto ha continuato con il progetto Innova Scuola, che ha interessato le scuole, anche gli altri ordini di scuola. In questo modo si è iniziati a diffondere questo nuovo strumento che per eccellenza oggi rappresenta l'innovazione tecnologica nelle scuole, che è la lavagna interattiva multimediale. Si pensa, proiettando la diffusione che si è avuta in questi anni, che nel 2011, quindi già ci siamo, si arriverà ad avere una LIM ogni 7 classi, quindi 5 milioni e 300 mila lavagne installate nel 2011. Si parla di uno scenario internazionale comunque. Ecco, questo nuovo strumento che abbiamo fatto oggetto del nostro corso, che peculiarità ha? Beh, diciamo che rispetto alla didattica tradizionale offre la possibilità che prima non si aveva di affrontare, di fare lezione in modo del tutto innovativa. Il problema forse è nella ricerca delle metodologie didattiche più adeguate a questo scopo. Io da diversi anni, ormai 4-5 anni, che sto cercando di catalogare un po' le metodologie che si possono attuare con la lavagna interattiva multimediale e cosa che è impossibile invece fare con la vecchia lavagna Giardesia. Diciamo, questa sera, oltre a seguire passo passo il modulo numero 1 del corso, faremo pure qualche divagazione, insomma, per spiegare ancora meglio perché questa innovazione va avanti e se andrà avanti questa innovazione. Tra le varie metodologie didattiche possiamo annoverare laboratori virtuali, senz'altro, per le materie scientifiche, danno una possibilità di insegnamento del tutto nuova rispetto alla vecchia lavagna Lardesia. In effetti, i laboratori virtuali riproducono in maniera autentica, con le leggi matematiche che regolano i fenomeni naturali, ciò che avviene appunto in natura. E gli studenti, settando i parametri di laboratori già precostituiti, possono verificare delle proprietà fisiche oppure delle scienze applicate. Ma non solo, stiamo ricercando anche dei software, possibilmente liberi, che invece di utilizzare laboratori virtuali permettano di creare laboratori virtuali. Quindi diciamo che la didattica esperienziale è sicuramente una novità peculiare che si può realizzare con la lavagna interattiva multimediale. Poi possiamo fare diverse altre cose, come il cooperative learning sulla lavagna, quindi cercare di fare delle lezioni cooperando con la classe, quindi in maniera multidirezionale, non bidirezionale come avveniva precedentemente. E pensiamo anche alle video lezioni, possiamo fare delle video lezioni. Abbiamo una risorsa che è quella del web, la biblioteca delle biblioteche, che è a portata di mano, quindi quando facciamo le nostre lezioni, i riferimenti continui a risorse del web sono alla portata
del docente. Parlavo delle videolezioni, parlo dei fogli di lavoro dinamici per dimostrare le proprietà geometriche, ma con il software libero GeoGebra si possono realizzare anche delle lezioni di qualsiasi natura. Poi darò ai corsisti dei link di siti repository dove si possono trovare delle risorse digitali di un certo valore. Per non parlare poi dei test interattivi, quasi tutti i software delle diverse lavagne presenti in commercio presentano una serie di tools per elaborare dei test interattivi. Ma la stessa lezione multimediale che fino a qualche tempo fa si preparava con il PowerPoint e si proiettava in maniera passiva, adesso può essere commentata, può essere relazionata anche in maniera diversa, utilizzando per esempio per attirare l'attenzione, per focalizzare l'attenzione su determinati punti della pagina. Si utilizzano tendine, si utilizzano occhi di bue, si utilizza la lente di ingrandimento, quindi diciamo un valore aggiunto anche a tutte le risorse che possedevamo già in precedenza, quando abbiamo preparato delle relazioni con il semplice PowerPoint. Poi si possono realizzare lezioni animate e non dimentichiamoci della didattica ludica, che assume un valore, diciamo il gioco, se andiamo a guardare la normativa delle scuole, della scuola dell'infanzia, è un diritto, cioè è alla base dell'apprendimento dei bimbi. Però esiste anche l'homo ludens, quindi diciamo il gioco continua ad essere un valido strumento di apprendimento anche per l'adulto. E quindi dopo aver fatto una carrellata di notizie intorno alla situazione e allo scenario internazionale della LIM nel mondo, andremo ad esaminare anche i progetti e le iniziative che si sono attuate negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nel Messico, che sono tra le situazioni più avanzate rispetto all'utilizzo della LIM. E quindi vedremo un po' di fare una discussione anche con i corsisti e cercare di impostare il discorso in maniera costruttiva. E abbiamo la possibilità oggi, quando parlavo delle 100 ore obbligatorie di aggiornamento all'inizio del 2000, parlavo di corsi fantasma. Oggi la formazione, come vediamo, ce la possiamo scegliere come farla, dove farla, senza spostarci, quindi abbiamo la formazione a portata di mano e quindi ci incontriamo così come ci stiamo incontrando stasera dai nostri studi, però stiamo insieme a distanze anche notevoli. E cosa che non era pensabile. Secondo me questa è anche una grande novità che ci offre il terzo millennio e le nuove tecnologie. Io direi che questo discorso poi lo faremo in maniera più collaborativa quando passiamo alla alla nostra land che abbiamo allestito per il corso LIM 3.